Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Se siete nuovi qua, io sono Doina e oggi farò un video che riguarda l'università canadese nuovamente. Ne ho già fatto uno dove spiegavo un po' come funzionava l'università, ne ho fatto un altro dove facevo vedere anche la mia università e oggi volevo parlare di due cose specifiche: come funziona la media in Canada e della tesi. Questo video mi è stato richiesto, quindi ho deciso di farlo perché comunque avevo in mente di fare il video sulla tesi, perché comunque ho trovato tantissime differenze. La cosa delle medie è una cosa molto breve, quindi la spiegherò molto brevemente. Come funziona la media qua in Canada? Allora, so che in Italia, correggetemi se sbaglio, correggetemi se per voi è stato diverso, so che in Italia la tua media solitamente può essere alzata se per caso fate un corso che vale tanti crediti, e quindi, cioè, se avete un corso di 10 crediti che avete preso 30 e avete un altro corso di 3 crediti che avete preso 18, sicuramente quel corso di 10 crediti che avete preso 30 riesce ad alzarvi la media un pochino, perché appunto i crediti sono di più. Almeno ciò che io ricordo, almeno ciò che mi sembra. Poi vabbè, nel mio caso io ho sempre quasi avuto corsi da 6 crediti, quindi principalmente non mi cambiava per niente la vita, ho quasi sempre avuto corsi da 6 crediti, o al massimo ho avuto tipo malloppi di... o al massimo ho avuto moduli di più esami insieme che valevano un po' meno, però tipo il totale ne valeva 12. Qua invece non è così. Qua, come ho già detto, riguardo i crediti, veramente tanti corsi non danno i crediti che ti meriti, però forse allo stesso tempo è la nostra concezione italiana, o almeno la mia concezione italiana, che i crediti si danno in base a quanto il corso sia difficile, mentre qua secondo me loro danno i crediti perché per darti i crediti, non perché, non a seconda di quanto sia difficile quel corso. Infatti spesso la gente che viene a fare gli scambi qua, che sono abituati col sistema europeo, sono tipo: oddio, questo corso ha solo 3 crediti, ci sarà tipo una merda, sarà tipo iper facile. Poi in realtà non è vero così, non è vero per niente. Anche se un corso è da 3 crediti, dopo sgobbi come un mulo. Quindi praticamente qua i voti che hai ai tuoi esami è quella la tua media, quindi principalmente la tua media viene calcolata direttamente dai tuoi esami ogni trimestre, perché qua i corsi sono tutti trimestrali. Ogni trimestre viene calcolata la tua media, poi quando finisci la magistrale o la triennale ti viene calcolata la media proprio totale, quindi con quella media totale che tu hai dopo. Se dovrai applicare, tipo magari fare una magistrale, se fare un dottorato, se vuoi fare altre cose, è quella che dovrai tenere conto per quando farai altre application. Poi i voti non sono in trentesimi o in decimi, sono in percentuali, quindi solitamente i tuoi esami vengono valutati come A, B, C, D, F, queste cose qua, e solitamente hai una percentuale che è associata alla lettera, e questo però dipende dalle università e dipende spesso anche dai prof. Ci sono tanti prof che magari per loro una A significa 90%, mentre per alcuni tipo una A significa 98%, ecco. Giustamente la tua media non è in percentuale, cioè tipo quando tu finisci l'università e hai una media non c'è tipo 78% per dirvi, ma c'è tipo una media che viene calcolata su questa specie di... però la tua media è calcolata tipo su 4.3, questo 4.3 è il massimo della media che puoi avere, ovvero 100%. Non so perché ci sia questa cosa qua, infatti per me all'inizio è stata durissima capire cosa significa, tipo perché loro chiedono il minimo di 3.3, che è comunque una media molto molto alta. 3.3 sarebbe tipo una media tipo del 27, 28, no forse 27, 26 facciamo. Quindi tipo quando ti chiedono 3.3 significa che devi avere una bella media, tipo se per caso finite l'università in Italia e volete fare la magistrale qua e vedete 3.3 su 4.3 significa una media del 26-27 oppure 25-26, non sono proprio sicura perché mi ricordo che avevo fatto i calcoli ma non mi ricordo più. Ok, quindi non volevo dilungarmi su questo discorso, ma a quanto pare mi sono dilungata lo stesso. Bene, adesso parleremo invece della tesi. Allora, la tesi
Io la tesi l'ho già finita, ho già finito la mia magistrale, quindi vi parlerò un po' delle differenze che ho trovato tra fare la tesi magistrale e fare la tesi triennale. Ovviamente io metto a confronto sia il fatto che comunque stiamo parlando di due tesi di due livelli diversi, perché comunque la triennale e la magistrale non sono proprio lo stesso livello di tesi, ma allo stesso tempo voglio parlarvi anche delle differenze che ci sono nel fare la tesi in Italia e nel fare la tesi qua. Intanto parliamo del relatore. So che in Italia spesso tante persone mi hanno detto che il relatore gli era imposto dall'università, o addirittura l'argomento della tesi gli era imposto dall'università, mentre io, avendo fatto un'università comunque privata, mi sono scelta io il relatore che volevo e ho fatto l'argomento che io volevo. Ovviamente l'ho proposto al relatore prima, l'ho proposto all'università e poi si è fatto tutto. Però so che spesso non è così in Italia. Qua appunto è la stessa cosa. Tu ti scegli un relatore, quello che vuoi. Infatti io, quando sono arrivata qua in Canada 2 anni fa e ho cominciato l'università, ho visto, mi è piaciuta tantissimo una prof che ho avuto, ci manco tanto, e sapevo che non l'avrei più avuta, e quindi ho detto: guarda, io voglio che lei sia la mia relatrice. E le ho detto tipo che comunque avevo un po' di idee sulla tesi, cioè neanche ho cominciato bene la magistrale, che io stavo già pensando alla tesi, cioè io, ma perché io sono psicopatica, lasciatemi stare. Quindi allo stesso tempo, quindi qua tu ti scegli il relatore che vuoi, basta che il relatore accetti, diciamo, perché magari se ha troppi studenti spesso può essere che non ti possa accettare. Un'altra cosa è come funziona tutto il lavoro della tesi, ovvero domanda all'università, accettazione e queste cose qua. Insomma, alla mia università in Italia, e parlo sempre della mia università che comunque era privata e aveva spesso certi metodi un po' diversi dalle solite università italiane, quindi magari fatemi sapere la vostra, un po' come funzionava nella vostra. Nella mia università è successo che, quando ho deciso di fare la tesi, con la mia prof ho dovuto chiedere un permesso alla mia università, del tipo: io voglio fare questa tesi su questo argomento qua, bla bla bla, ho dovuto scrivere delle righe, ho dovuto scrivere un po' di tutto, e l'università doveva accettare questa cosa. Prima di tutto l'università mi ha quasi obbligata a fare una tesi sulla traduzione. A me andava bene, perché comunque l'università era di traduzione, però studiavo anche criminologia. Però studiando anche criminologia, spesso tante persone magari non volevano fare tutta questa cosa sulla traduzione, però quell'anno in cui io dovevo finire era imposta. A me andava bene, perché comunque volevo fare una roba sulla traduzione, comunque io ho continuato la magistrale con la traduzione, quindi giustamente ho fatto una tesi sulla traduzione, e poi volevo tipo tantissimo fare la tesi su Tolkien. Quindi praticamente la mia tesi, la triennale, è stato tradurre un poema di Tolkien, e poi ho fatto tipo l'analisi solita, tipo del linguaggio, ho parlato un po' di Tolkien in generale, ho parlato un po' delle lingue artificiali, tutte quelle cose lì, e ovviamente la tesi della triennale saranno state tipo 50 di pagine. Quindi ovviamente l'università ti accetta l'idea o non ti accetta l'idea, insomma. Per fortuna mi ha accettato l'idea, con un po' di difficoltà all'inizio, maledetti stronzi, però non importa. E ovviamente quando ti accettano sta roba, inizi la tua tesi, quindi inizi un po' quando te pare. Io l'ho iniziata molto molto prima rispetto a tipo tanti miei compagni, perché io volevo veramente tanto togliermi la tesi di turno subitissimo, cioè volevo proprio togliermela subito e concentrarmi tanto sugli esami finali del terzo anno. Poi ovviamente in Italia hai anche, cioè finisci gli esami, fai la tesi, discussione della tesi, e poi anche dei punti aggiuntivi alla tua media quando fai la tesi, quindi cioè per da me c'era un massimo di 6 punti che potevi avere, che si aggiungevano alla tua media con la quale partivi quando discutevi la tesi. Bene, allora in Canada cosa è successo? Io avevo l'idea di voler tradurre un libro per intero di un'autrice canadese, inglese, in francese. Ovviamente qua non sei obbligato a fare una tesi sulla traduzione, non sei obbligato, cioè l'importante è che sia una tesi di ricerca, l'importante è che sia una cosa del quale tu vuoi parlare. Ovviamente se è connesso ai tuoi studi è meglio, diciamo, cioè non è che io, avendo fatto traduzione letteraria, adesso mi mettevo a parlare di psicologia, quindi giustamente puoi fare un po' quello che vuoi, però a certi limiti. Però la mia prof mi ha detto: guarda, tu se vuoi tradurre un libro al completo, non sei obbligata a tradurre un libro al completo, scegli un libro che non sia più di 200 pagine, perché dopo là finisce, c'è troppo lavoro per te, poi finisce che è troppo lunga sta cosa. Nonostante la mia tesi finale sia stata 300 pagine rispetto alle 50 pagine italiane,
Comunque io avevo scelto un libro che era tipo di 180 pagine, di solo il libro da tradurre. Però la mia prof mi ha anche detto, guarda, io, visto che tu sai l'italiano, sfruttalo questo italiano, prenditi un libro del Quebec che ti sia piaciuto, magari che un autore che ti è piaciuto, e traducilo in italiano, sarà più facile per te. Poi comunque troverai tipo tante espressioni del Quebec che dovrai comunque tradurre in italiano, quindi sarà un po' una sfida per te. E quindi ho detto, ma vabbè, cioè, se posso fare sta roba, ciao! Cioè, ho detto, anzi, meglio per me, perché appunto mi è più facile tradurre verso la mia lingua piuttosto che tradurre dall'inglese al francese, che comunque il francese lo so bene, però quando mi metto a tradurre comunque devo pensare molto di più rispetto a quando traduco in italiano. Quindi abbiamo deciso sta cosa, e ovviamente quello che tu devi fare quando inizi la tesi è fare un corso tutorial, che loro che chiamano così un corso tutorale, una cosa del genere, che in realtà non è un corso, è una cosa che tu ti incontri col tuo relatore, decidete voi quando, dove, perché. Io ho deciso di fare questo corso durante l'estate 2016, perché quell'estate non avevo corsi, quindi ho detto alla prof, senta, posso cominciare questo corso, così mi metto avanti con la tesi, così non ho troppe cose da fare, visto che in autunno sarebbe stato tipo il terzo trimestre, sarebbe stato tipo anche l'ultimo coi corsi, ho detto voglio far bene il terzo trimestre. Abbiamo deciso di fare sta roba, quindi ci vedevamo tipo una volta una settimana, poi è diventato tipo 2-3 volte al mese, insomma una roba del genere. Spesso ci parlavamo via email, e quindi io lavoravo sulla mia tesi, quindi avevo iniziato principalmente a fare la tesi. Giustamente a questo corso, io non lo sapevo, questo corso aveva anche un voto, quindi praticamente la tua prof ti dava un voto alla fine di tutto questo corso, che è durato comunque un trimestre. Siccome io le mandavo materiale di cose su cosa sto lavorando, lei ovviamente mi ha dato un voto alla fine, io non lo sapevo, non sapevo che questa cosa avesse un voto. Alla fine mi sono svegliata tipo con un voto in più, ho detto cos'è sta cosa, però era una A più, quindi cioè mi ha alzato la media, quindi ero più contenta. Quindi alla fine ho fatto questa cosa. Poi quando ho iniziato il mio trimestre d'autunno 2016, lei mi ha detto guarda, lascia stare la tua tesi per questo trimestre, concentrati sui tuoi esami, e poi gennaio 2017 si comincia a lavorare solo sulla tesi e sulla tua discussione. Allora, se siete un po' confusi, allora come funziona qua? Mentre in Italia la tesi io la stavo facendo mentre stavo facendo tirocinio, lezioni, esami, qua loro fanno, per la magistrale almeno, fanno, alla triennale loro non hanno, okay. Qua invece alla triennale loro non hanno tesi, proprio zero, nessuno ha una tesi, al massimo hanno un piccolo progetto da fare, un piccolo essay da scrivere, una presentazione, tipo come quello che sta facendo il mio ragazzo. Invece alla magistrale come funziona? Tu hai 3 trimestri solo di lezioni, quindi ho avuto inverno, estate e autunno. In estate ho avuto solo quel corso tutorale, poi un altro corso che mi ero fatta io per mettermi avanti, perché sono psicopatica, io non posso godermi l'estate come una persona normale. E poi hai davanti a te quanto minchia te pare di fare la tua tesi, giustamente con delle certe tempistiche. Ovviamente io ho fatto un anno solo di lezioni, e poi il secondo anno sarebbe stato io che facevo la tesi. Ovviamente io da brava psicopatica ho deciso che io non voglio sfruttare un tutto l'anno per fare la tesi, io volevo finire subito, togliermi dalle palle tutto, ecco. Sì, anche la mia relatrice era un po' spaventata da questo comportamento. Quindi cosa è successo? Che a gennaio, quando siamo tornate dalle vacanze di Natale, ho iniziato seriamente a lavorare sulla tesi, perché avevo fatto una parte della traduzione, adesso mancava l'altra parte di traduzione e dovevo cominciare con la teoria, perché comunque questa tesi è stata molto molto molto, molto impegnativa ed è stata piena zeppa di teorie della traduzione. Ho dovuto leggere tantissimi libri, ho dovuto leggere un botto di cose che non me ne fregava niente onestamente, però andavano fatte. Quindi ho dovuto lavorare su questa tesi. Ho iniziato a lavorare sulla tesi perché avrei dovuto avere la discussione ad aprile. Avrei dovuto averla prima, però c'è stato uno sciopero dei prof per 2 mesi. E quindi io ho perso 2 mesi della mia carriera scolastica perché c'era lo sciopero e i prof non avevano diritto di parlare con gli studenti. Funziona la discussione qua. Tu non devi fare tutta la tesi per la tua discussione, devi fare una parte della teoria in modo che si capisca di quello che vuoi parlare,
e la parte delle traduzioni, insomma un po' una parte di traduzione per vedere come sta andando il tuo lavoro. Quindi praticamente la mia discussione si è basata su tipo una quarantina di pagine, 20 pagine in teoria e 20 pagine di traduzione. E poi la bibliografia, tutte queste cose qua. Cosa succede? Che tu alla discussione non porti tutta la tesi, non perché tu non finirai la tesi, ma perché quando tu fai la discussione, la commissione potrebbe dirti che la tua tesi non va bene. Quindi principalmente io sono andata ad aprire a discutere la mia tesi con l'ansia che questi qua potrebbero smontarmi la tesi e io tutto il lavoro che ho fatto, perché comunque avevo già finito di tradurre il libro, mi mancava solo veramente la parte di teoria, nonostante io abbia presentato solo una quarantina di pagine, ho detto questi qua si mi smontano e io li fucilo. Quindi principalmente è andata bene per fortuna, però è un metodo un po' strano, nel senso che questi qua potrebbero dirti dal nulla non va bene la sua tesi, ricominci da capo. Mi ha detto che sono successe delle cose del genere, cioè è successo. Quindi dopo che mi hanno approvato la tesi, ovviamente mi hanno approvato la tesi, quello che mi mancava era finire la tesi, farla correggere alla mia relatrice e poi mandarla alla commissione. Quindi la commissione, quando tu hai finito la tesi, ricevevano la tua tesi, te la devono correggere e inviarti un rapporto sulla tua tesi dove c'è scritto che o che hai delle correzioni minori, quindi devi correggere delle piccole cose e poi inviare la tesi completa all'università che verrà pubblicata sul sito, oppure avrai delle correzioni maggiori e questo non è una cosa bella. Quindi praticamente io ho finito la mia tesi tipo a giugno, ho discusso a fine aprile la tesi, poi mi sono presa a maggio e metà giugno per lavorare con una psicopatica, lavoravo tipo fino alle 2 di notte, quando in realtà la mia prof ha detto guarda che hai tempo fino ad agosto, ho detto no, no. Quindi tipo ho inviato la mia tesi tutta la mia prof me l'ha corretta, mi ha inviato le correzioni, a settembre ho deposto la tesi, ovvero questo significa di deposizione iniziale, depo iniziale, tipo ho inviato questa tesi a tutti i membri della commissione che hanno dovuto correggere, ma l'avevo aspettato un botto di tempo per avere la mia correzione, ho aspettato tipo 4 mesi per riavere la mia correzione. Quindi è in quell'istante che ho capito, ecco perché ti danno un anno e mezzo per fare la tua tesi. Non perché tu debba lavorarci un anno su quella tesi, ma perché ci sono tanti tempi di attesa. Quindi io ho inviato la mia tesi a settembre e ho avuto i miei risultati a gennaio solo, quindi tipo principalmente io ottobre, novembre, dicembre, non ho fatto niente, ci sono tornata in Italia novembre, dicembre, però ottobre non ho fatto niente, ho lavorato aspettando i risultati della mia tesi. Ovviamente sei sempre con l'ansia perché dici se avrò delle correzioni maggiori, questo significa che ti prenderanno molto più tempo per correggere, per fare queste correzioni. Fortunatamente a gennaio ho ricevuto i miei rapporti dove c'è scritto correzioni minori, infatti avevo veramente pochissime cose da correggere, ho corretto quelle pochissime cose, l'ho mandata alla mia relatrice che ha controllato subito, così mi ha dato un'occhiata veloce e ho inviato finalmente la mia tesi all'università che è stata messa nel loro tipo dossier, nel loro sito. E ho inviato finalmente la mia tesi all'università, che loro l'hanno messa sul sito universitario, dove principalmente è tipo un archivio dove ci sono tutte le tesi di tutti gli studenti possibili. Se tu accetti questa cosa che ti venga messa sul sito, che tutti gli altri vedano la tua tesi e la consulti, io ho detto vabbè, sì. E basta, quindi fino là è finito. Ovviamente io avendo finito adesso a gennaio, la mia laurea, la mia cerimonia di laurea, è a settembre. Quindi principalmente io devo aspettare ancora un sacco perché c'è una cerimonia per tutti, ma credo di averlo già detto 50.000 volte, quindi io semplicemente avrò notizie verso aprile-maggio che mi diranno ecco la tua cerimonia è questa data qua, bla 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 bla, mi daranno toga e cappello, queste cose qua. Quindi questo è un po' come funziona la tesi. Allora, per fare un piccolo riassunto di tutte queste piccole differenze e come io mi sono trovata a livello di lavoro, devo dire che ovviamente alla tesi, alla triennale, se io non mi avessi, cioè se io non, ovviamente, cioè alla triennale, se io non avessi iniziato la mia tesi prima, cioè come ho fatto, ho iniziato subito quando ho iniziato il terzo anno, ho iniziato anche la tesi, ovviamente sarei stata un po' nella merda verso la fine perché abbiamo avuto un sacco di esami, erano gli esami comunque importanti perché il terzo anno, cioè volevi laurearti, io ero anche stata accettata in Canada, quindi dovevo finire per forza a settembre, a ottobre, perché dovevo partire dopo, ecco, quindi diciamo che
La mia relatrice è stata comunque molto brava, mi è stata dietro, mi ha aiutato tantissimo, però sì, diciamo che la tua tesi in Italia, cioè almeno la mia tesi, non è stata cagata più di tanto. Cioè, ok, la commissione l'avrà letta, sì e no, forse. La mia relatrice l'ha letta sicuramente perché l'ha corretta, però gli altri non è detto che la leggano, cioè non è una cosa che... Al massimo si leggono quelle poche cose, tipo il tuo piccolo riassuntino, poi al massimo ti ascoltano su quello, di quello che stai parlando tu, e poi ti potrebbero fare delle domande. Quindi non è stata così, come dire, per me che volevo comunque esporre tanto la mia tesi sulla quale ho lavorato tantissimo, che era comunque Tolkien che ci tenevo tanto, ho parlato sì e no cosa 10 minuti alla mia presentazione, mi hanno fatto veramente delle domande stupide, addirittura, cioè, un membro della commissione, che lasciamo stare, non dirò neanche chi era. Mi ha fatto delle domande che non c'entravano niente, cioè questo vuol dire che non hai letto la tesi e non mi hai neanche ascoltata per quei pochi minuti che ho parlato, mentre qua il mio discorso, la mia discussione della tesi è stata lunga, cioè ho parlato mezz'ora senza interrompermi, ho parlato mezz'ora su tutto quello che ho lavorato, quello che sto facendo, quello che farò nella tesi finale, con le mie difficoltà della traduzione, insomma è stato molto più, non mi viene la parola, come si dice, è stato molto più... Cioè che mi ha dato più ed è stato molto più soddisfacente, ecco cosa volevo dire. È stato molto più soddisfacente perché la gente mi ha ascoltato, poi la gente alla fine, tutta la mia commissione mi ha letto tutta la tesi finale perché l'hanno dovuta correggere, hanno fatto un rapporto su questa cosa. Quindi diciamo che alla magistrale sono qua almeno, io non so poi alla magistrale in Italia come funziona, magari sono più serie anche lì, però diciamo che qua la prendono molto seriamente il tuo lavoro il tuo lavoro di tesi, comunque magistrale che è un lavoro tanto lungo, ti stanno tanto dietro, vogliono che tutte le informazioni che tu metti in quella tesi siano tipo citate, tutte le cose che metti siano informazioni corrette, insomma, cioè il tuo lavoro deve essere impeccabile. Cioè, quindi diciamo che qua in Canada il mio lavoro di tesi è stato lungo, ma è stato soddisfacente e diciamo che è stato ben ripagato perché comunque la commissione ha amato la mia tesi, ho avuto dei buoni rapporti sulla tesi, quindi diciamo che nonostante sia stato veramente tipo un processo lungo tra aspettare, tra correggere tutte queste cose qua, comunque alla fine il lavoro che ho fatto so che è stato un lavoro ben fatto grazie anche alla mia relatrice, non grazie a me, perché all'inizio non sapevo neanche da dove partire, soprattutto per la parte di teoria, cioè a me piace la traduzione, mi piace tantissimo tradurre, ma quando arrivo a fare robe di teoria non ce la faccio. Mi dispiace tanto di aver fatto questo video così lungo, se siete arrivati fino alla fine, wow, vuol dire che mi interessa veramente tanto l'argomento, però veramente cioè, dovevo spiegarlo per bene perché spesso quando lo spiego in due parole la gente non è che capisce tanto, infatti spesso la gente mi dice, ah ma quindi adesso fai la discussione, oddio, quindi è finito, faccio no, dopo la discussione devo completare la tesi e poi queste loro non capivano. Sì, insomma è stata un po' una cosa strana da fare, quindi principalmente sono stata zitta, cioè ho semplicemente detto quando ho finito la tesi, ho finito la tesi, ho detto no, quindi ti lauri, sì, ma devo aspettare la cerimonia finale perché sì, hanno una cerimonia per tutti, che è una cosa carina, cioè alla fine è una cosa molto carina, comunque la tua discussione te la fai lo stesso. E quindi queste cose qua che vi ho detto valgono alla fine anche per il dottorato. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi dispiace se è stato così lungo, veramente mi dispiace un sacco, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!